Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda parte del webcast su Join Optimization. E prima di passare alla a discutere sugli argomenti trattati in questa seconda parte, volevo fare un breve riassunto su quello che avevamo visto nella prima parte di questo video. E innanzitutto abbiamo visto che cos'è una presenza di EasyJoin. Avevamo visto che come fosse importante riconoscere da subito la quale tabella è di dimensioni più piccole. In sostanza, ricordo che la tabella più piccola, chiamata, denominata build table, è quella che era soggetta all'applicazione di mesh function, dopodiché ed era la tabella che viene caricata in memoria. E successivamente veniva eseguita una probe sulla tabella di dimensione più grande, che viene chiamata appunto probe table, a cui veniva applicata la stessa hash function applicata anche per la build table. Le righe che trovavano un match sulla join condition imposta era quella che fornivano effettivamente poi il risultato finale. Avevamo quindi visto anche come ci fossero tre, diciamo, dal punto di vista delle performance, tre possibilità, cioè di avere una gestione ottimale, no, della memoria, nel senso che nella versione optimal di un hash join la build table riesce ad essere caricata tutta quanta in una passata in memoria, e quindi dal punto di vista della performance questa, diciamo, è la situazione migliore che si possa ottenere. E ci sono effettivamente poi altre due versioni: c'è la versione one pass, dove un hash join praticamente ha bisogno di spazio disco per essere risolta, e questo succede quando la build table non riesce a stare completamente in memoria, quindi a dimensioni più grandi rispetto alla work area allocata, e c'è bisogno quindi di leggere uno o più segmenti sul disco, sul temporary storage. E oppure ancora la terza possibilità era quella del multipass, quindi la build table non riesce a stare in memoria, ma situazione peggiore, occorrono n riletture della build table per portare a termine l'operazione. Avevamo quindi visto anche come fosse possibile monitorare runtime utilizzando la SQL Work Area Active, e avere quindi dei dettagli runtime su come sta andando di fatto l'hash join. Successivamente abbiamo visto anche come sia possibile fare un oversize della work area in modalità per gestione manual, quindi alterando alcuni parametri a livello di sessione e agendo sulle dimensioni delle area size. Dopodiché abbiamo visto, mediante l'utilizzo di un SQL Trace, come è possibile ottenere dei dettagli sull'hash join. Di cosa parliamo invece in questa seconda parte di questo webcast? Parliamo di come sia possibile migliorarne le performance. E vedremo come il partizionamento ci aiuta in questo, aiutandoci anche con con la gestione, diciamo, del parallelismo e
e diciamo alcune diciamo tecniche come il partition pruning e il partition wise join che aiutano di molto, no, a migliorare le performance di un SQL statement che ha come metodo d'accesso appunto wise join. Alla fine di questo video invece vedremo quanti differenti metodi di accesso, tipi di accesso di wise join sono possibili. Quindi partiamo subito con il partitioning. Come il partitioning può aiutarci? Ci aiuta in questo caso quando ci troviamo di fronte ad un'operazione di wise join, ci aiuta perché? Perché possiamo vedere la join tra le due tabelle invece di vederla come un insieme, diciamo, grande di un unico insieme grande di dati. Col partizionamento è possibile ottenere la join tra le due tabelle suddividendo in segmenti più piccoli, che sono appunto le partizioni. Quindi il partizionamento ci aiuta sostanzialmente per due motivi fondamentali, perché si può ottenere il pruning delle partizioni, cioè consideriamo nella join solo i dati che effettivamente ci servono, escludendo tutti quelli relativi alle partizioni che non concorrono nell'output finale. E poi c'è anche un'altra tecnica, col partizionamento fa ottenere dei benefici, che è il partition wise join. Può essere di due modi, vedremo entrambi in questo video: full o parziale, quindi o totale o parziale. E quando diciamo che cos'è il pruning? Il pruning abbiamo detto che è quella tecnica che ci consente, imponendo un filtro sulla colonna di partizionamento, di prendere in considerazione solo i dati delle partizioni che ci servono effettivamente. Il partition wise join invece è una tecnica che consente di mettere in porre relazioni di join solo coppie di partizioni con dati simili. Da un punto di vista, se consideriamo che il nostro sistema venga eseguito in modo sequenziale, ci sarà quindi un solo process server che esegue la join tra tutte le righe delle due tabelle. Tutte le righe utili tra le due tabelle. Quindi il fatto che riusciamo a fare delle piccole join tra coppie di partizioni corrispondenti, questo ci consente di utilizzare meno risorse in generale, quindi meno CPU, meno memoria e fare meno I/O. Quindi è una cosa, diciamo, dal punto di vista di performance, diciamo, una chiave fondamentale per avere delle performance buone. Come faccio a riconoscere il partition wise join? Sostanzialmente lo posso riconoscere solo in un modo, è quello osservando il piano di esecuzione. Perché? Perché in caso, come possiamo vedere in questa slide, abbiamo sulla sinistra un esempio di piano di esecuzione dove viene applicato partition wise join, alla destra invece un esempio dove non viene, questo non trova applicazione. Cos'è che mi fa capire che di fatto rientro in un caso di partition wise join? Lo osservo guardando il piano, come dicevo, perché ha una rigida sequenzialità. Viene da prima, okay, individuato, visualizzato il metodo di partizionamento. In questo caso c'è un partition list all, quindi la mia tabella è partizionata by list, seguito dal metodo di accesso appunto wise join, e quindi di seguito infine le due tabelle che vengono poste in relazione di join. Quando non ho un partition wise join,
vedo che questa sequenzialità viene persa in quanto viene prima il metodo di accesso, poi il tipo di l'accesso, l'accesso alle partizioni, quindi la, quindi le tabelle. In questo caso, come possiamo vedere, la tabella T non è nemmeno partizionata, quindi cade una condizione fondamentale per cui il partition question join possa trovare applicazione. Quindi possiamo dire che le condizioni principali su cui, affinché il partition question join possa trovare applicazione è quella di essere, quella di avere a disposizione delle tabelle equipartizionate, ovvero che abbiano la stessa struttura di partizionamento. Perché è più performante? Perché dovrebbe essere più performante il partition question join? Perché consente, abbiamo detto appunto, di avere in join solo coppie di partizioni corrispondenti. Quindi, se ricordiamo un po' quello che avevamo detto nella prima parte del webcast, quando spiegavo come avveniva l'accesso per un hash join, viene meno tutta quella parte, quel lavoro che l'ingegnere deve fare per suddividere la build table e la prop table in più piccoli segmenti. Quindi questo è un extra costo che viene meno e quindi ciò aiuta ad avere performance migliori. Cosa succede per esempio se aggiungessi una partizione alla tabella di part 2? Succederebbe che verrebbe meno una delle condizioni di cui parlavo prima, che sono diciamo sono importanti affinché il partition question join possa avvenire. Cioè sto modificando la struttura di partizionamento di una delle due tabelle, in questo caso la tabella T part 2. Una volta che ho aggiunto una partizione, ok, lo schema di partizionamento tra le due tabelle è diverso e quindi il piano di esecuzione mi conferma che il partition question join non può trovare applicazioni. In questo caso viene utilizzato un boom filter, perché appunto l'optimizer deve per forza di cose cambiare strategia. Allora, come ci viene aiuto dal punto di vista della performance il partition question join utilizzato in concomitanza con parallelismo? In questo caso sto supponendo di eseguire il mio statement con un degree del parallelismo di 4, ok? Sto seguendo quindi il mio statement in parallel 4 e ho 4 partizioni per tabella. Le tabelle sono equipartizionate, quindi cosa avrò? Avrò 4 processi slave, ognuno dei quali mi eseguirà il join corrispondente tra coppie identiche di partizioni tra le due tabelle. Dal punto di vista del piano di esecuzione, ho la conferma che il partition question join viene utilizzato dall'engine Oracle. Quindi ho prima, come abbiamo visto nelle slide precedenti, ho prima mi viene individuato il tipo di partizionamento, poi il metodo di accesso e quindi le tabelle. Quindi sono sicuro che qui il partition question join trova applicazione. Cosa succede quando il partition question join, full partition question join, non può essere applicato? Perché ad esempio, come abbiamo detto, una tabella è partizionata e l'altra invece non ha partizionamento. In questo caso viene una delle condizioni principe del partition question join, quindi viene eseguito quello che viene chiamato partial partition question join. Che in che cosa consiste? Dato che la tabella T2 non è la tabella T par 2 non è partizionata, ora cosa deve fare? Deve a runtime suddividere, partizionare virtualmente anche la seconda tabella.
Quindi la suddivide in quattro segmenti, in quattro partizioni virtuali, ok? Ed esegue, fa la stessa operazione che faceva per il full partition YC join. Quindi mette in relazione di join coppie di partizioni corrispondenti. Okay? Quindi se ci pensiamo, ora qui ha un extra costo rispetto al full partition YC join. Ha un extra costo perché deve partizionare dinamicamente la tabella tpart2. Dal punto di vista del piano esecuzione, infatti, abbiamo questa conferma, perché la sequenzialità delle operazioni di full partition YC join vengono meno. E quindi abbiamo, diciamo, questa tipologia di piano. Il fatto che venga la tabella tpart2 venga partizionata dinamicamente, lo vediamo al runtime, lo vediamo da questa indicazione evidenziata in questo rettangolino rosso. Quindi il parcel partition YC join, diciamo, ha un extra costo e quindi, diciamo, è meno performante ovviamente del full partition YC join. Poi, diciamo, ci sono alcune, diciamo, particolarità dovute alla tipologia di partizionamento. Questo esempio che vi farò vedere in questa slide è un qualcosa che ho scoperto durante un assessment presso un cliente. Praticamente stavo in un'operazione di join, avevo due tabelle che avevano lo stesso schema di partizionamento. Quindi tutte le condizioni, diciamo, a contorno, finché un full partition YC join poteva avere luogo, erano soddisfatte. Per cui io mi aspettavo che, appunto, di vedere dal piano di esecuzione la conferma di un full partition YC join. Queste due tabelle, quindi, cosa avevano? Avevano la particolarità di avere, prendiamo in considerazione per esempio la tabella T1 e la tabella T3, erano partizionate sui stessi valori by list, quindi nella partizione P1 c'era il valore di A per entrambe le tabelle. Nella partizione B, la stessa cosa, c'era il valore di B, partizione su entrambe le tabelle, e sulla partizione 3 era definita una lista di valori con valori C. Questi ovviamente sono valori di esempio per rendere più semplice, diciamo, la diffusione di questo argomento. Ma avevano la particolarità che la tabella T3, quindi la seconda tabella di join, aveva la particolarità di avere la sequenzialità delle partizioni diversa, nel senso che la partizione B mi stava in seconda posizione nello schema di partizionamento e la C nella 3, cosa che invece non avveniva nella tabella T1, che aveva la partizione di by list sui valori di B come seconda posizione nello schema di partizionamento, ok? E la partizione 3 sui valori C come terzo ordine, in terza posizione nello schema di partizionamento. La differenza, ok, dell'ordine delle partizioni, quindi come era stato definito lo schema di partizionamento, col partizionamento by list, fa venire meno il partition YC join. Questo, ho avuto difficoltà nell'individuarlo perché non l'ho trovato scritto da nessuna parte, non c'era da nessun manuale, non c'era sul web neanche, non è stato mai individuato questo caso. Quindi, cosa succedeva? Se io vado a guardare, se io guardo un attimo la posizione del partizionamento, avevo... Poi in questo caso mi sono costruito tre tabelle, di cui la tabella T1 e la tabella T2 hanno lo stesso schema proprio identico di partizionamento, sia come valori ma anche come ordine di posizione. Mentre la tabella T3, pur avendo lo stesso tipo di partizionamento, definito sui stessi valori su tutto, però ha la differenza, abbiamo detto, di avere l'ordine di partizionamento alterato rispetto alle due tabelle precedenti. Quindi io, praticamente, se vado a fare una join tra la tabella T1 e T2, io trovo che il partition YC join trova applicazione, quindi viene considerato dall'engine Oracle. Cosa che non avviene, per il motivo che ho appena spiegato, tra la tabella, per esempio, T1 e T3, ma lo sarebbe anche tra la tabella T2 e T3, proprio in virtù di questo fatto del posizionamento differente
dello schema di partizionamento definito su queste tabelle. Infatti, mettendo in join la tabella T1 con la tabella T3, trovo un room filter e non un partition wise join, un full partition wise join. Adesso, visto questa particolarità, provo a droppare la partizione P3, quella che ha i valori C. Droppando la partizione con i valori C, mi trovo che adesso mi metto nelle condizioni che tre delle tabelle abbiano lo stesso identico schema di partizionamento. Quindi per la tabella T1, la partizione con valori A e con valori B a posizione 1 e 2. La stessa cosa è definita sulla tabella T2 e la stessa identica cosa è definita anche sulla tabella T3 questa volta. Quindi se io seguo per esempio una join tra la tabella T1 e T2 e poi una sulla tabella T1 e T3, adesso per tutte e due queste differenti situazioni trovo che effettivamente l'enginologo ha potuto sfruttare le performance che vengono date dal partition wise join. Abbiamo in entrambi i piani di esecuzione, avremo il partition come primo elemento del piano di esecuzione, quindi il tipo di partizionamento, la definizione del tipo di accesso e quindi le tabelle. E la stessa cosa sull'altro piano. Inizialmente, quando ho iniziato questo video, dicevo che avremmo discusso anche sui differenti tipi di hash join. Effettivamente potrebbe suonare strano, no? Perché dice perché dovrebbe, ci sono differenti tipi, hash join è una sola, no? Abbiamo visto dai piani esecuzione fino a questo momento che è un'esecuzione di un hash join tra due tabelle ben delineate, quindi abbiamo un piano di esecuzione come quello che stiamo vedendo adesso sulla slide. Effettivamente questo è vero per due tabelle, ma non lo è quando la join coinvolge più di due tabelle. Quando ci sono due tabelle soltanto, il piano di esecuzione, fatemi dire, può essere questo qui, può subire dei piccoli accorgimenti, nel senso possono essere invertite le due tabelle nel piano, che magari T2 può essere più piccolo di T1 e viceversa, ma tutto sommato il piano resta questo, a meno dell'ordine diverso, differente delle due tabelle. In un piano di esecuzione che coinvolge invece più tabelle, un hash join può avere differenti tipi di accesso. Prima però di vedere appunto queste quanti differenti tipi di accesso ci sono per un hash join, faccio una breve carrellata di alcuni int che utilizzerò nelle slide successive. Utilizzerò il leading, magari i primi due, forse guardandoli bene, sono già conosciuti, ma gli ultimi due invece un po' meno, sono meno utilizzati, si vedono meno, diciamo, si vede meno l'utilizzo. L'int leading in generale specifica l'ordine delle tabelle che vengono, degli alias delle tabelle che vengono inserite tra le parentesi tonde. Questo è vero in generale, ma in particolare quando utilizzo l'int di swap join, che adesso vedremo che cos'è il no swap join, questo mi dice l'int di leading, mi dice anche l'ordine di applicazione dello swap join. L'usage, vabbè, è quello che mi aiuta a forzare un metodo di accesso al punto di hash join. Cosa sono invece questi altri due? Swap join input e no swap join input. Questi due int mi consentono di invertire, no, l'ordine tra build table e prompt table nel piano di esecuzione, ma più nello specifico mi piace pensare che lo swap join input, l'int di swap join input, è quello che mi aiuta a forzare la build table.
E analogamente, ma in modo contrario, il no swap join input mi consente di stabilire qual è la prop table in un'operazione di decisione. Vediamo la prima tipologia d'accesso. Questo che in momento è un write deep join tree, conosciuto come write deep join tree, e ha la caratteristica che da piano di esecuzione è come sequenzialità d'accesso, la tabella di sinistra è sempre una tabella fisica. Okay. Mentre se osserviamo per esempio la prima hash join partendo dall'alto, la tabella a destra è un risultato intermedio, quindi un resource intermedio. Se io eseguissi questo statement che ho sulla sinistra della slide e lasciassi fare all'optimizer, in questo caso, nel mio caso, la scelta del piano di esecuzione in modo autonomo, senza forzare nessun altro tipo di comportamento, otterrei un qualcosa di questo tipo. Quindi, cosa significa? Viene eseguita la tabella tab 4, viene caricata in memoria come build table, e viene allocata quindi una work area. Successivamente viene allocata la seconda work area, leggendo come build la tabella di tab 3, infine viene allocata una terza work area, che ha come build table la tabella tab 2, e quindi viene risolta questa join, e si procede e si torna a ritroso nella risoluzione dello statement. Supponiamo io adesso che volessi proprio esattamente invertire, perché magari lo trovo ottimale, invertire, o perché magari l'optimizer è stato fuorviato da qualche statistica sbagliata, qualche assunzione sbagliata, e volessi invertire l'ordine di questa tabella. Quindi vorrei far salire al primo livello, diciamo così, la tabella 1, poi come secondo la tabella 2, la tabella 3, e quindi la tabella 4. Ok? Come può essere possibile una cosa del genere? Come può essere risolta una situazione di questo tipo? Questo è fatto utilizzando gli int che abbiamo visto. Quindi userò l'int leading, use hash e swap join in questo caso. Come se vediamo rispetto al precedente piano, io ho ottenuto quello che volevo. Quindi ho invertito esattamente l'ordine di esecuzione delle tabelle. Come sono arrivato a una situazione del genere? Allora, l'int leading abbiamo detto che mi stabilisce, okay, l'ordine di esecuzione della tabella, ma in questo caso anche l'ordine di esecuzione dell'int swap join. Quindi sto dicendo inizialmente prendi come riferimento la tabella tab 4, quindi successivamente la tabella tab 3 mi esegui la join, la prima join. Effettivamente quello che ho ottenuto, okay, guardando dal basso, ok, è una join tra la tabella 3 e la tabella 4. Quindi, come ho potuto forzare l'utilizzo della build table, la tabella tab 3 come build table, l'ho utilizzata mettendo questo index web join input. Quindi, io sto dicendo, prendimi tab 3 e metti una join con tab 4, ma tab 3 deve essere la mia tabella di build, e tab 4 quindi la prova. Per forzare questa situazione ho usato lo swap join input int, indicando come area questa tabella tab 3. Quindi, successivamente, applico lo swap join tabella 2 perché l'ho definito anche l'int leading, quindi viene considerato questo int swap join tab 2, e sto dicendo ad Oracle di forzare il fatto che tab 2 si è trattata come una tabella di build, lo vediamo da piano infatti. Quindi mi trovo in questo momento in questa parte del piano dove sto dicendo che l'hash join che viene fatta, viene eseguita a questo livello, deve essere fatta in modo tale che la tab 2 sia la build table,
e la, il risultato di quest'altra joint da tramite tab 4 sia la mia tabella di prova. Quindi, infine, guardando la sequenza delle operazioni, tornando indietro, ho la tabella, entro in gioco la tabella tab 1, a cui sto dicendo che cui sto forzando il fatto che venga considerata come tabella di build. Infatti, nel livello superiore mi trovo tab 1, la tabella di build, e il resto di tutta questa joint, tab 2, tab 3, tab 4, diventa la mia probe. Ho ottenuto quello che volevo. Come ho spiegato, diciamo, prima l'andamento di quel piano di esecuzione, infatti non ho spiegato da un punto di vista di esecuzione della join, ma da un punto di vista sequenziale, abbiamo detto prima, avevo detto che viene eseguita, viene allocata una work area, quindi e viene creata la tabella 1, prima in memoria, quando è la build table a questo livello. Successivamente viene allocata una seconda work area, dove viene caricata quest'altra build table, e successivamente viene allocata una terza work area per risolvere la join tra tab 3 e tab 4. Quindi in questo punto che inizia effettivamente la prima join. Quindi per arrivare a questa situazione io ho bisogno che vengano allocate allo stesso tempo tre differenti work area. Quindi la particolarità di questo tipo di accesso è che alloca un numero di work area uguale al numero di join presenti nello statement allo stesso tempo. Ma Write Deep Join Tree non è l'unica possibilità di accesso che non esce join. E da questo c'è il Left Deep Join Tree. Left Join Deep Tree sì. Ha la particolarità di avere un piano di esecuzione diverso rispetto alla struttura del piano di esecuzione di un write join di prima. Che particolarità c'è? Adesso la studieremo insieme. Quindi, sempre, supponiamo che sempre mediante l'utilizzo del leading, io voglia forzare una sequenzialità delle operazioni che è tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, però utilizzando un left deep join tree. Ovviamente, in questo caso, cosa sto dicendo? Sto dicendo che la sequenzialità che voglio invece questa volta è che si inizi da tab 1, si prosegue con tab 2, tab 3, tab 4, e quindi il primo int di swap join, in questo caso non swap join, che trovo applicare è quello di tab 2. Quindi il primo int che trovo di swap join che trovo è quello di tab 2, ma questa volta differente rispetto alla situazione precedente del write deep join tree. Non swap join, vi ricordo che significa che io sto forzando tab 2, in questo caso, ad essere la probe table, non la build. L'esatto contrario rispetto al caso precedente. Quindi, effettivamente, la prima join messa eseguita viene eseguita tra le tabelle tab 1 e tab 2, come indicato nell'int di leading, a cui viene applicato il primo int non swap join, quello di tab 2. Non ho int non swap join tab 1, quindi significa che non devo fare nulla per questa tabella. Effettivamente, questo int mi consente di avere tab 2 come probe table. Quindi viene eseguita questa prima join. Andando avanti, poi l'int di leading mi dice di considerare la tabella tab 3. E alla tabella tab 3 deve essere applicato un non swap join. Quindi tab 3 mi deve diventare, nella join, nella seconda hash join, la tabella di probe. Perché ho utilizzato un non swap join in. Quindi viene eseguita l'hash join per il risultato di tab 1 e tab 2 con la tabella tab 3. Quindi infine viene applicato come da int leading la tab l'hash join sulla tabella tab 4. A
cui deve essere applicato, secondo mia indicazione, l'Indinosworth Join Input. E per farmi considerare la tabella 4, la TAM 4, come tabella di probe nella successiva esecuzione della join. Quindi mi trovo a questo livello del piano, sto dicendo che tutto il risultato precedente deve essere la mia build table e la tabella TAM 4 invece la probe table per quest'ultima hash join. Quante work area vengono allocate qui allo stesso tempo? Non più di due. Perché non più di due? Perché la prima work area allocata avviene a questo livello. Quindi la devo avere attiva anche per risolvere la seconda hash join. Per cui deve essere allocata una seconda work area allo stesso tempo, ma quando questa viene... Ma quando viene eseguita questa seconda hash join, viene terminata la seconda hash join, questa work area può essere liberata perché non mi serve più, ma ne verrà quindi allocata un'altra work area per risolvere questa hash join, ma contemporaneamente quindi avrò due sole work area attive. Un terzo tipo di accesso hash join è quello dello definito come zigzag join tree. Zigzag join tree praticamente è un po', contiene un po' sia left join deep tree che right join deep tree, quindi è un accesso un pochino meno, diciamo, delineato dal punto di vista di un'esecuzione, proprio uno zigzag assomiglia, come si vede da questo piano di esecuzione. Supponiamo, stesso giochino, supponiamo di voler imporre la sequenzialità tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 rispetto al piano originario sempre che aveva scelto l'optimizer inizialmente, senza int, come posso ottenere una situazione del genere, cioè un piano di esecuzione del genere, tipo zigzag, stesso gioco. Dico, mediante l'int leading, che l'ordine di esecuzione dell'int di swap join è questo qui, tab 2, tab 3, tab 1, tab 4. Okay. Quindi, mi è applicato per prima lo swap join di tab 1, perché è l'unico che c'è nella sequenzialità, non ho indice swap join né per tab 2 né per tab 3, quindi il primo che mi è applicato è tab 1. Quindi sto dicendo, prendi la tabella 1, il piano di esecuzione, e farla diventare la mia build table. Okay. Infatti, nella join a questo livello, tab 1 diventa la mia tabella di build. Normalmente un po' più veloce, perché abbiamo capito come il funzionamento di questi int. Successivamente c'è la tab 4. Quindi, ricapitolando, a questo livello siamo partiti con la tab 1, l'abbiamo fatto diventare la mia build table. La prob table è tab 2 e tab 3. Il risultato della scissione tra tab 2 e tab 3 è la prima operazione di hash join che viene eseguita. Il risultato viene messo in corrispondenza con tab 4. Ma tab 4, dato che ho indicato l'int no swap join, diventerà la mia probe table nell'ultimo livello, nell'ultima hash join che verrà eseguita a piena esecuzione. Quante work area ho con questo tipo di metodo d'accesso? Ne avrò al massimo quanto è il numero di join. Dipende appunto quante lift deep tree e join deep tree avrò nel piano di esecuzione. Da un punto di vista di differenza tra questi tre, diciamo, tipologie di accesso, noteremo che nell'accesso di tipo left join deep tree abbiamo che la tabella di destra, quindi la probe table, è sempre una tabella. Nel right join tree, deep tree, viene l'esatto contrario. Abbiamo sempre una tabella fisica nella tabella di sinistra. E questa è la differenza che causa il piano, che vediamo nel piano di esecuzione. Mentre lo zigzag è un po' uno, un po' l'altra, quindi un po' ci sono tabelle sulla destra e un po' sulla sinistra.
dal punto di vista dell'ottimizzazione della memoria. Quindi la domanda che più quando vi state ponendo è: ma dal punto di vista della memoria, qual è l'accesso più ottimale? Il right join di 3 o il left join di 3? Abbiamo detto che il right join di 3 ha la particolare di avere un numero di vocali allocati pari al numero di join che vengono richieste nel SQL statement. Nel left join di 3 invece al massimo ne abbiamo due vocali allocate contemporaneamente. Infatti nei piani di esecuzione ho nominato non a caso in modo differente. Qui lo indicate con lo stesso nome per far capire che comunque ci sono al massimo due vocali allocate nello stesso tempo. Allora, dal punto di vista della memoria, guardando così, dice, vabbè, qui ho due vocali allocate e qui 3. Mi verrebbe da dire, dal punto di vista di ottimizzazione della memoria e delle performance, dovrebbe essere migliore questa. Ne ho solo due, left join di 3, perché ne ho solo due vocali allocate. E invece non è così. In questo momento abbiamo visto le tabelle, le ho chiamate tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, che comunque non sono molto parlanti, non ci fanno capire che tipo, in che contesto mi trovo, data warehouse, non data warehouse, o che tipologia di tabelle e che tipo di dati contengono, non avevo nessuna indicazione. Supponiamo adesso di dare dei nomi un pochino più parlanti che ci consentono di capire alcune cose. Supponiamo che queste tabelle adesso abbiano questo nome. DIM 1, DIM 2, DIM 3 e FACT, che mi sono già diverse. Magari queste tre sono tre tabelle di dimensioni e questa è una FACT table. Okay. Quindi, cosa succede con right join di 3 e cosa succede con left join di 3? Okay. Con right join di 3, okay, io ho la possibilità di spingere la fact table sempre ad un livello di prova. Cosa significa questo? Significa che utilizzando anche se l'optimizer non riesce ad arrivare, diciamo, alla stessa conclusione, perché è fuorviato per qualsiasi motivo, ho la possibilità di spingere la fact table al livello di prova, quindi a farla spingere al di sotto del piano di esecuzione. Ok? Questo cosa mi consente? Il fatto di non dovermi portare la fact table a livello di una build table mi consente, okay, di avere più possibilità che la build table, che è quella che mi porta in memoria, sia contenuta in memoria. Quindi non debba fare i giochini di rilettura, okay, passando per temporary storage per disco, quindi fare più I/O. Questo giochetto di spingere la fact table a livello di prova non riesco a farlo qui. Perché qui, se vi ricordate, cosa succede? La sequenzialità delle operazioni è che io praticamente prendo la prima tabella e la porto in memoria, prendo la seconda tabella, la build table DIM 2 la porto in memoria, e prendo la tabella DIM 3 e me la porto in memoria, e faccio soltanto il probe sulla fact. Qui, invece, ammesso che riesca portarmi nel primo livello della join la fact table come probe table, una volta che mi esce da questo livello, dalla prima hash join, io purtroppo la riga della fact me le porto come build table della successiva join. E quindi se mi porto dietro tante righe, ho molta probabilità che la build table mi finisca sul disco, perché non potrà essere contenuta nella work area a mia disposizione. E questa è una chiave importante, a meno che, ovviamente, come ho messo in questa nota, non decida in maniera sconsiderata di fare un prodotto cartesiano, che è l'unico modo di poter evitare questa cosa qui. Però non mi sembra una buona idea. In effetti c'è un quarto tipo di accesso per un hash join, è quello conosciuto come bashi join 3. Bashi join 3 sì, ha la particolarità di, come vedete dal grafico, di non avere una tabella fisica né dalla parte sinistra né dalla parte destra, ma ha
ha la particolarità di avere, di fare una join tra due risultati di una join tra a livello più basso. Quindi ha la particolarità di avere un piano del genere. Okay? Quindi l'hash join è effettuata sul risultato di una hash join intermedia. Prima della 12.2, per ottenere un piano del genere, io dovevo ricorrere all'utilizzo di tutti, diciamo, questi int. Quindi avevo un inline view che è chiamato blocco 1, un'altra inline view che è chiamata blocco 2, di questa poi, di questi due blocchi poi riesco a fare, diciamo, un hash join come da piano. Per ottenere una situazione del genere, quindi nell'inline blocco, nell'inline view blocco 1, che è chiamato blocco 1, utilizzare un int di no merge per consolidarmi il blocco, un int leading per imporre con utilizzo lo swap join per imporre che la mia tab 1 sia la build table e la tab 2 la prop table, e stesso giochetto qui. Quindi no merge per considerare questo blocco, leading tab 3 tab 4 con un swap join input sulla tabella tab 3 per farla inchiodare come build table. All'uscita di questi due blocchi ottengo l'hash join forzando la sequenzialità che il blocco 1 sia la mia build table nella hash join finale e la blocco 2 sia la prop table. Okay. Questo prima di 11.2, da 12.2 può essere utilizzato per avere un piano di esecuzione di questo tipo. Posso utilizzare l'int di bash join. C'è proprio un int di bash join dove sto dicendo praticamente eseguimi la join, hash join con questa sequenzialità tra la tabella 1 e la tabella 2, intesa come blocco fisico proprio. La stessa cosa la fai con sequenzialità tab 3 e tab 4 nell'altro blocco. Però non devo ricorrere a tutte queste, diciamo, a l'introduzione, il line view e tutti questi altri int che ho utilizzato qui, ma semplicemente forzando con un semplice int. La particolarità, la differenza è soltanto che a livello di view l'utilizzo dell'int di bash join, l'utilizzo che, cioè l'evidenza che sto utilizzando in una bash join, questa sintassi qui che viene utilizzata nel piano. E quindi avrei finito questa, è finita la seconda parte anche. Ho finito la seconda parte di questo video sulle hash join optimization. Ho visto come effettivamente c'è molte, in questa seconda parte ci sono cose molto, secondo me, caratteristiche molto importanti da conoscere. E spero che in questo video sia riuscito a trasmettervi, diciamo, tutte le caratteristiche principali che regolano l'utilizzo di hash join. Tutte, vi ho dato gli strumenti per capire come cercare di far andare in modo più performante uno statement che utilizza l'hash join. Quindi abbiamo visto in questa seconda parte, soprattutto abbiamo visto come il partizionamento ci aiuta a migliorare le performance, e che il partizionamento usato in combinazione con alcune diciamo strategie come il partition pruning e il full partial partition wise join ci consente di ottenere delle prestazioni migliori. Poi abbiamo visto anche che quanti e quali sono i differenti tipologie di accesso quando l'hash join avviene tra più di due tabelle. Abbiamo visto quindi le quattro modalità di accesso possibili, che sono left join deep tree, right join deep tree, zigzag tree e bash join finale. E abbiamo visto le particolarità che hanno tutte e quattro questi metodi
applicati, la particolarità di soprattutto di gestione delle work area. Quindi ci sono pro e contro, e in tutti e quattro metodi sta a me capire, dal punto di vista del performance, nel caso specifico, quale sia meglio utilizzare. Qualora l'optimizer non si accorga, prende una cantonata e per vari motivi non riesce ad arrivare ad un piano di esecuzione ottimale. E per il momento è tutto, vi rimando al prossimo webcast targato IT-OG. E state sempre sintonizzati, perché ci saranno sempre dei contenuti nuovi da poter essere visualizzati, letti mediante webcast, presentazioni e altro. Alla prossima. Ciao.